Ciao ragazze e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per farvi un video molto molto importante per me. Prima di fare questo video ci ho riflettuto tantissimo e ho deciso sì di farlo perché più volte mi viene detta questa cosa, quindi vi voglio spiegare un po' la mia storia e raccontarvi un po' di me, anche se penso che si sia capito, però ci sono ancora magari persone che non mi conoscono ancora bene, quindi voglio dire tutta la verità sul mio rapporto col cibo, che rapporto io ho col cibo e che rapporto ho avuto, no? Anche in passato, da sempre, perché mi viene spesso detto nei video che faccio, ad esempio degli assaggi, quelli là scherzosi, snack, ma mangi come un maiale, non hai mai visto cibo, mangi, ti abbuffi, addirittura mi hanno detto sei bulimica, soffri di disturbi alimentari e via di seguito, non sei normale, ma poi dei commenti belli pesanti, non, tu non sei normale perché ti abbuffi così, fatti visitare, insomma delle cose molto pesanti. Io ormai sapete che ci sono abituata, davvero da quando sto su internet ho ricevuto insulti e critiche, offese su da qualsiasi punto di vista, che se fosse stata una persona un po' più debole, tra virgolette, un po' più sensibile, non che lo sia, sono sensibile, però sono anche molto intelligente e capisco che le persone possono anche essere purtroppo indelicate e sentirsi padrone di rispondere da dietro al computer come magari faccia a faccia non ti direbbero mai, no? Certe cose, perché c'è il computer e loro si sentono dei leoni. Quindi io da ragazza adulta, poi ovviamente se c'è una bambina di 10-11 anni no, ma sono commenti proprio fatti a persona adulta, io non direi mai fatti vedere, non sei normale che ti abbuffi così, mangi, hai dei disturbi alimentari, questa è una buffata, non direi queste cose, sei anoressica, sei bulimica, non le direi queste cose perché sono commenti troppo pesanti. Prima di tutto non si può dare questo giudizio da dietro una videocamera, lo potrebbe dire una persona che mi conosce e che mi vive tutti i giorni, quindi molte persone pensano di essere, non so, dei veggenti, dei dottori, dei psicologi, quindi tutti scienziati, no? Come dice il famosissimo Clementino, tutti scienziati, la conoscete la canzone? Comunque questo video è serio e non mi farò distrarre dalla mia stupidità. E quindi niente, io non direi questi commenti, li vedo un po' troppo ecco pesanti, e che comunque una ragazza un po' più sensibile, un po' più delicata, potrebbero mettere degli strani pensieri, potrebbero comunque farla stare male. Io fortunatamente, come sapete, ho una bella corazza, ho costruito una bella corazza a furia di offese, di insulti, mi sono fatta sta bella corazza e quindi che resisto a tutto. Però ho pensato, voglio fare questo video, ma non per rispondere agli insulti, ai commenti di queste persone, non mi interessa proprio, ma più che altro per dare il mio messaggio, per far capire realmente quella che sono io, il mio messaggio, anche se chi mi segue veramente, mi segue anche sul mio secondo canale, che è dedicato alle ricette di cucina, all'alimentazione, al fitness, appunto Carlita & Nancy si chiama, che gestisco assieme a mia sorella. In quel secondo canale comunque vi ho fatto capire benissimo la mia passione per il cibo, per l'alimentazione sana e per lo stare bene, stare in forma. Quindi penso che questo video sia un po' un di più per chi mi conosce realmente, però voglio farlo per mettere fine una volta e per tutte a queste voci stupide, perché veramente non mi si addicono proprio. Prima di tutto vorrei sapere, e questa vi giuro che sarà l'unica cosa polemica che dirò, con vena polemica un po' ironica, perché tutta YouTube Italia fa i video, YouTube Italia americani, perché i video degli assaggi provengono anche dai video americani, no? Che si fanno le 10.000 calorie, video assaggi, queste cose. Perché li fanno tutti e sono divertenti? Perché li faccio io e diventa un qualcosa di pericoloso, di oddio, mangi tutte queste cose, oddio, prima uno spreco, il cibo si spreca. Io vedo chi mangia chili di gelato, la pizza challenge l'ha fatta tutto il mondo, assaggio in quantità, e non è mai uno spreco. Mi compro io 10 pacchetti di cose, faccio, che poi diciamo non li ho anche sprecati perché io non butto nulla, vabbè, questa è una cosa che sa chi mi conosce realmente, perché diventa tutto pericoloso, tutto, sono video assaggi fatti per ridere, fatti per scherzare, non si mangiano queste cose tutti i giorni, ovviamente è fatto per divertirsi, per ridere, come fanno tutti, Italia, America, Francia e tutto il mondo. Quindi non si sa perché le cose, quando le faccio io, diventano sempre qualcosa di criticabile. Vabbè, ormai ci abbiamo fatto il callo. La cosa importante che volevo dire io
è che nel mio stile di vita, come sapete, io amo tantissimo l'alimentazione sana, mangio sano, vado in palestra, mi alleno, quindi io però ho sempre detto che faccio un 80% di alimentazione sana, un 20%, un 80-90, poi rimane quel 15% più o meno, che in cui mi concedo delle cose non sane. Perché? Primo, questa è una mia teoria proprio personale, una mia teoria personale ma anche scientifica, che c'è chi dice che se mangi per 80-90% sano e un 10-15% non sano è irrisorio, cioè non influisce. Se tu mangi sempre sempre bene, ogni tanto non influisce, come se il tuo corpo non ne risente proprio. Quindi anzi fa bene anche alla mente scaricare ogni tanto queste le tensioni. Non mi piace desiderare troppo, cioè io sono la classica persona che non mi piace desiderare, cioè se desidero una cosa me la compro oppure me la cucino, me la mangio, e fa bene ogni tanto sgarrare anche per scaricare le tensioni, per non fissarsi troppo, per volersi bene, un momento per coccolarsi, per concedersi qualcosa di buono, poi dopo si riparte più forte che per prima. Lo sgarro a me serve anche personalmente per dare ancora di più nell'allenamento. Ad esempio, se un giorno io sgarro, se un giorno mangio molto, mangio anche schifezze, mi fa bene alla mente, perché ho sgarrato, adesso mi sono concessa questo, mi sono concessa quello, mi sono concessa quell'altro, adesso torno alla mia alimentazione sana. E quando vado in palestra spingo tanto, quando vado in palestra mi alleno, cioè non faccio zumba, le cosine, mi alleno proprio coi pesi come un uomo, tra virgolette, dico questa cosa come un uomo, adesso per far capire, faccio bodybuilding coi pesi, quindi ho bisogno di molta energia, e spesso vi dico la verità, se sgarro, mangio così, ho ancora più la motivazione, perché ci do proprio dentro, sono carichissima, spacco tutto. Quindi poi sono cose personali. Io ho sempre avuto, ecco, e questo lo dico, lo sottolineo, lo ribadisco, ricordatevelo sempre, perché io non mi metterò più a rispondere, non ho mai risposto nei commenti alle affermazioni sotto tutti i miei video assaggi, 10.000 calorie, mangio, challenge sushi, challenge in pizza, tutte le cose le ho buffate, che continuo a fare questi video che mi divertono, mi piacciono e li trovo simpatici. Non risponderò più a, non ho mai risposto a questi commenti che mi accusano di essere bulimica, di avere questi problemi, non mai risponderò, però lo dico adesso, ma si sa, perché io ho sempre spinto le persone, anzi le persone mi dicono: con i tuoi video sono dimagrita, sto mangiando sano, mi vedo più in forma, mi vedo bella, mi piace, un bel rapporto col cibo. Quindi sarebbe superfluo, però lo dico, io non ho un disturbo alimentare, non ho mai avuto nella mia vita disturbi alimentari, mai. Ho sempre avuto un rapporto splendido col cibo, ma proprio fenomenale, nel senso che mangio tutto, mi piace mangiare. L'unico mio problema che ho col cibo, un problema ce l'ho col cibo, è che mangio troppo, mi piace mangiare e mangiare tutto il giorno, questo è il mio unico problema, veramente, a parte scherzi. Anche quando ero piccolina, mia mamma si meravigliava, perché il dottore tipo mi diceva: è malata, ad esempio, vabbè, se oggi è malata, vabbè, non avrà fame, mia mamma non avrà fame, magari un po' di brodino, ma senza neanche la pastina. Io avevo una fame balorda anche quando ero malata, quindi l'unico mio problema col cibo è questo, che mi piace mangiare. Ho un mal di stomaco, mangio, sto alla gastrite, tutto. A volte mi dicono: ah, lo sai, ho più un problema intestinale, ho perso tot chili perché non mangiavo. Io mangio anche quando sono malata, quindi per me non c'è nulla da fare, io amo il cibo. E questa è la cosa importante, che il cibo per me ha sempre avuto un valore positivo, non l'ho mai vissuto negativamente, mai nella mia vita ho mangiato qualcosa, mi sono sentita in colpa, poi ho digiunato, no, queste cose non esistono. Io gioisco quando mangio, sono felice quando mangio, sono felice dopo che ho mangiato, però ho anche una grande fortuna, questo devo ammetterlo, ho sempre avuto sempre un metabolismo molto veloce, questa è una cosa che devo dire, perché intanto molte ragazze poi hanno scritto nei commenti: ma lei ha un metabolismo veloce, io invece ingrasso solo con un bicchiere d'acqua, insomma queste cose. Però vi devo dire questa cosa, ragazze, io penso di aver allenato il mio metabolismo, perché nella mia vita non ho mai fatto diete drastiche a mangiare pochi, quando purtroppo molte persone non capiscono che meno mangi più il tuo metabolismo si rallenta, perché il corpo praticamente è una macchina, se tu gli dai poco lui dice: ok, io devo bruciare solo questo, allora vado pianissimo, tanto è così poco, io vado pianissimo. Quando invece, come Carlita, che mangia come un maiale, ok, mangia come un maiale, il mio metabolismo
mamma mia, questa si è messa a tavola, mi preparo, devo bruciare tutto quello che mangerà. Ecco, questo è un po' il meccanismo. Quindi meno mangi, le diete che tu mangi poco, no? Quelle diete che mangi pochissimo, a volte di digiuni, sento delle robe, bevi solo tè verde, delle robe assurde, non mangi, elimini gli alimenti, tutte queste cose qua sballano tutto il metabolismo e molto spesso poi ti fanno praticamente prendere peso, è tutto il contrario. Quindi io nella mia vita ho sempre mangiato tanto, ho sempre mangiato tutto, però devo dire la verità, ho sempre mangiato molto sano, sempre per l'80%, nel senso che io a casa mia, mia mamma mi ha educato, mia mamma la Nutella non la comprava mai, ero io che magari ogni tanto veniva allo sfizio e mi comprava il barattolo di Nutella, ma non ho mai mangiato barattoli di Nutella a cucchiaiate, merendine, mobili pieni di merendine, no. A casa mia mamma faceva i biscotti, faceva i dolci, mangiavamo bei piattoni di pasta, mangiavamo la pizza, mangiavamo il pesce, mangiavamo, insomma, abbiamo sempre mangiato, io ho sempre mangiato tutto perché mi piace tutto, non c'è una cosa che non mi piace, non la trovo, anche se chiedo a mia sorella dice ti piace tutto, cosa non ti piace? Tutto, mangi tutto. Quindi ho sempre mangiato molto, questo penso che sia dovuto a questo, il fatto che il mio metabolismo è un po' di genetica, perché è vero, anche mio padre, anche mia sorella comunque mangiano molto, di genetica è molto veloce il metabolismo. Infatti quando ero più piccola, ero tipo un'adolescente, ero ancora più magra, comunque mangiavo veramente con maiale, veramente, e bruciavo tutto, cioè veramente bruciavo, ma proprio perché avevo molta fame. Cioè io quando mangio ho fame, non è che io mangio perché sto scocciata o sto annoiata oppure mangio senza la fame, no, io ho poco fame, tengo poco fame, quindi anche se mangio, io mangio ogni 3 ore ad esempio, cioè io mangio dopo 2 o 3 ore ho già bruciato tutto e ho di nuovo fame, cioè quindi è proprio il mio metabolismo così. Quindi ho sempre mangiato molto nella mia vita, però ho sempre mangiato tendenzialmente sano, ma sano non significa, ragazzi, mangiare solo verdure, non significa fare l'alimentazione sana, light, eccetera, non significa mangiare solo verdure o mangiare solo pesce e verdure, no. Significa mangiare la pasta, mangiare il riso con condimenti leggeri, senza il burro, ok? Senza, vedete quelle ricette sul mio secondo canale, capite? Però mi mangio bei piattoni di pasta, mangio piattoni di riso, mangio pollo, mangio verdure, mangio pizza, mangio sushi, mangio pane, insomma, le mangio le cose. E quindi le porzioni anche sono molto abbondanti, poi seguo comunque un piano alimentare specifico perché comunque facendo palestra devo introdurre tot carboidrati, tot proteine, eccetera. E poi magari se volete vi farò un video aggiornato sulla mia dieta, mia alimentazione del momento, che comunque mi permette di stare in forma. E quindi vi dico, il metabolismo mio è molto veloce, quindi anche se mi concedo qualche sgarro, è vero, il corpo non ne risente, sì è vero, l'addome magari non è definito, che okay, così, però più che altro, ma chi se ne frega, ragazzi, anche perché c'è da dire questa cosa, sì ok mangiamo sano, ok andiamo in palestra, ci alleniamo perché vogliamo stare bene, vestite, belle, il vestitino, il costume, adesso con la prova costume, ok sì, è vero, però dobbiamo fare delle sfilate di moda, siamo delle modelle, no, quindi il filetto di grasso ci può anche stare, anche a me piace, cioè ci può anche stare, quindi dobbiamo fare delle gare di bodybuilding, di gare bikini, ridimensioniamoci, nel senso, ragazze, io ad esempio, poi io non giudico nessuno e sono molto tollerante, a differenza delle persone con me, io sono molto tollerante, cioè vivi e lascia vivere, ognuno ha il suo modo di approcciarsi, io ho un modo di approcciarmi al fitness e all'alimentazione molto soft, molto così, senza fissazioni, molto leggero, insomma, perché non sono questi i problemi della vita. Ecco perché non ho mai avuto problemi alimentari, perché il cibo per me non è mai stato un problema, io mi devo nutrire, ho fame, mi nutro, mangio, e mi piace anche vivere il cibo come motivo per socializzare, cioè cosa? Organizzare una cena a casa mia, una festa, cucinare per le persone che amo, mi piace tantissimo mangiare, chiacchierare, stare insieme, ma anche perché no, la sera uscire, andare a una pizzeria, una bella gelateria dove fanno il gelato buono, dove fanno quel dolce tipico che mi piace, insomma il sushi, uscire, andare a mangiare il sushi, mi piacciono tutte queste cose, purtroppo non si possono fare ogni sera, perché
perché ovviamente cerchiamo di darci una moderata, però ecco, anche questo è quello che voi vedete nei video, no? Se vedete nel video, ad esempio, l'ultimo che ho fatto, quello degli assaggi Tiger, che là è stato clamoroso, dei commenti proprio assurdi ho ricevuto, vabbè, e comunque sono stati questi commenti abbastanza pesanti in quel video, che secondo me non aveva nulla di assurdo, ma comunque alcune persone l'hanno ritenuto assurdo e pazzesco. Spiegatemi come voi mangiate le patatine, prima di tutto, perché io le patatine non riesco a mangiarle. Oh, è gustosa. Forse ne prendo un'altra, la prendo, poi la spezzo la patatina. Una, sai? E ci metto 2 giorni per finire la busta. No, io la busta di patatine me la mangio, perché sono patatine, sono buone. E quindi mangio le patatine. Le patatine buone, perché non lo so, mi piacciono troppo le patatine, raga. Magari se invece delle patatine c'era, non lo so, un'insalata, la mangiavo più delicatamente. Non so come spiegarvi, però raga, sono patatine. E quindi a me piacciono le patatine e me le strafogo. Però c'è da dire questa cosa, che in quel video voi avete visto come mangiavo le patatine, tutti quegli snack, quelle cose. E voi spesso vedete anche nei vlog, vedete un magari... che mangio il gelato, che mangio la pizza, che mangio anche delle cose fritte, no? Quando esco, quando faccio le cose. Però voi magari avete visto nel vlog quel giorno, magari è capitato nel vlog che ho registrato un sabato e domenica, quindi magari mi sono concesso, magari era un compleanno, una festa, mi sono concessa delle cose. Però quello era diciamo, faceva parte di quel 15-20%, che poi magari può capitare un periodo che mi lascia un po' più andare, sono umana, quindi capitano delle feste, le cose, mi lascio andare, ok. Però il resto della settimana, voi non l'avete visto, il resto della settimana, che vi giuro, l'80-90%, poi è variabile, io mangio sano, ma mangio veramente sano e bene, cioè la frittura io a casa non la faccio mai. Mangio, lo sapete, se guardate video sul mio secondo canale, io cucino senza soffriggere, senza faccio la cottura delicata al forno, metto l'olio al crudo, ho tante piccole accortenze, poco sale, mangio carni bianche, mangio molte verdure, mangio pasta integrale, insomma riso basmati, perché seguo proprio l'alimentazione della palestra. Quindi voi magari avete visto, ok, che ho mangiato quel gelato, ho mangiato, ok, la Nutella, ho mangiato, ma io quello era un sabato, era un pasto, ne anche un giorno, ma il lunedì, martedì, quando ho mangiato il lunedì il merluzzo, poi ho mangiato gli albumi a colazione, guardate tutti i miei video, no? Il martedì poi ho mangiato la pasta col tonno, poi ho mangiato, comunque mangio, mi piace il mio stile di vita, mi piace mangiare molto però sano, poi a me piace quello. Ogni tanto, se mi vedo dopo una settimana che ho mangiato sano, io non devo fare gara, non devo fare sfilate, non mi devo mettere ancora in costume, ma poi mi vedo bene allo specchio, mi vado a mangiare un gelato, mi vado a mangiare una pizza, ma non c'è nulla di strano, insomma, anche perché vi ripeto, il 10-15% sul mio corpo veramente non si nota, eppure se si nota a me non mi frega, perché se il mio culetto è più pieno di grasso, io sono più contenta, perché avendo un culetto piccolo, se sgarro e si riempie di grasso, io sono contenta perché si ingrossa. Quindi ragazze, ridimensioniamoci, stiamo serene, stiamo soft, viviamo il cibo e il fitness come un piacere. Io ad esempio mi alleno, vado in palestra non per bruciare, io cardio non lo faccio mai, non vado in palestra per bruciare, perché poi c'è anche chi dice, ah lei va, mangia così, poi dopo aver fatto il video va 3 ore in palestra, invece magari quel giorno era anche un rest day, quindi anche non mi ero neanche allenata, e brucia tutto, non è assolutamente vero, perché comunque io in palestra non ci vado per bruciare, ma io in palestra vado per allenarmi, vado prima di tutto perché mi piace, una passione, mi piace allenarmi con i pesi, mi piace proprio vedere il mio corpo crescere muscolarmente, anche sono sempre piccoli i miei muscoli, ma pian piano crescono, e vedere le mie gambe più muscolose, i miei glutei più muscolosi, l'addome, quindi tutto, avere forza, mi piace, perché poi porto le buste della spesa, mi sento forte, dico, ah, hai visto, perché la palestra mi aiuta, quindi mi piace proprio perché mi fa stare bene, mi fa stare bene. Un giorno io se non mi alleno, non dico che sto male, però la sento una mancanza, perché non ho fatto una cosa che mi piace, e perché non so come spiegarvi, non perché mi sento in colpa, perché per me è veramente un piacere andare ad allenarmi, semplicemente se non ci vado mi sento così pigra, mi manca quell'energia, perché quando mi alleno, anche se ho mal di testa, mi passa tutto, sto bene, ho tanta adrenalina, energia,
insomma è una mia grande passione, ma assolutamente non vado per bruciare nulla. Poi ovviamente ho anche io i miei metodi, lo sapete, ve li dico sempre, varie tisane, dopo una buffata, il giorno dopo cerco di purificarmi, ovviamente di mangiare bene, ecco, anche questa è una cosa importante. Lo sgarro va fatto, ma non va fatto ogni giorno. Ad esempio, non pensate che io ogni giorno, come già oggi mi gira, mi mangio il cornetto a colazione, oggi mi gira, mi mangio le patatine, oggi mi gira, mangio la pizza, no. Io mangio bene sempre, poi magari decido, c'ho voglia di questa cosa, ok, ho sgarrato un giorno, ma il giorno dopo, soprattutto se ho sgarrato molto, veramente ci ho dato dentro male, con pizza, gelati, cioccolate, patatine, eccetera, il giorno dopo per me è finita, cioè nel senso è finita lo sgarro, stop, non è che dico, ah ok, ieri ho sgarrato, vabbè, lo sgarro pure oggi, quello è l'errore, è quello, è lasciarsi andare e dire, vabbè, pure oggi, pure domani, no, per me è finito quel giorno, può durare un'altra mezza giornata, poi basta, cioè nel senso che io ricomincio con la mia alimentazione sana, il mio allenamento, stoppo, perché ormai finito là, depositato, quindi quello sgarro è durato sabato, è durato domenica, è durato un giorno, insomma, un pasto, un giorno, eccetera, quindi questa è la cosa importante. E comunque sono una ragazza così qualsiasi, piace soltanto vedermi bene allo specchio e stare in forma, stop. Poi i difetti ci sono sempre, sia che mangi bene, sia che fai palestra, difetti io me li trovo sempre, quindi ciò non toglie, però mi accetto, mi vado bene così, anche perché poi ci sono difetti fisici che per quanto la palestra e l'alimentazione ti possono aiutare, Non si può cambiare, puoi migliorare, però non è che puoi cambiare, ad esempio il mio fisico, non è che lo posso cambiare da domani, io divento Sofia Loren con la vitina e i fianchi larghi, no, quindi ognuno ha il suo fisico, però si può migliorare, e il fatto che non si, che diciamo tu c'hai questa cosa che ho detto prima, insomma, non deve essere una scusa per non allenarsi, per farsi schifezze, no, perché comunque si può migliorare tantissimo, non poco, tantissimo. L'importante è che non bisogna accanirsi a voler essere perfetta, voler somigliare a dei modelli pubblicitari, televisivi, del cinema, che non sono reali, perché fanno uso di altre sostanze, perché vanno dal chirurgo, perché per tanti miliardi di motivi a cui noi comuni mortali non possiamo arrivare, c'è Photoshop che le modifica, quindi accettatevi, voletevi bene per quello che siete, allenatevi perché vi fa bene, perché vi amate, perché è un momento per coccolarvi, mangiate bene perché vi fa bene, però se vi viene voglia di quella cosina, di una cosa, fatelo e non vi sentite neanche in colpa, perché sennò non ve lo godete, ecco, questa è la cosa. Io non mi sento in colpa, sono contenta perché ho goduto del cibo, ah bello, mi sono mangiato sta bella pizza, ah, e poi domani torno al mio riso basmati, insomma, per dirvi. Quindi non fate l'errore di mangiare troppo poco, di seguire diete sballate, perché sennò veramente il metabolismo si rallenta tantissimo. Io mi dicono, ma come fai a mangiare così tanto? Io non mangio niente. E quello è il problema, io ragazze, adesso questo lo dico scherzando, per anni e anni ho mangiato come un maiale per avere questo metabolismo, scherzo, però è bello, anni e anni di mangiate per allenare il mio metabolismo, poi chi è di Napoli lo sa, anni e anni di pizze, graffe, polpette, gnocchi e quant'altro per avere un metabolismo Speedy Gonzales, però veramente Non mi piace molto chi invece è troppo fissato, non condivido, perché poi ovviamente ognuno fa bene fare quello che piace fare, però non condivido il fatto magari di non concedersi mai uno sgarro. Ci sono tante persone che magari come me conducono stile vita sano, fanno palestra, mangiano sano, ok, però veramente io penso che il passo poi per avere disturbi alimentari sia veramente breve, cioè nel senso che non bisogna fissarsi. A volte vedo anche ragazze di 20-25 anni, che anche più piccole, che sono veramente fissate, non si concedono mai uno sgarro. Io ecco, questa cosa non la condivido, perché comunque cioè siamo ragazze, voglio dire, a meno che neanche le ragazze, magari quelle là che devono fare una gara di bodybuilding proprio sotto gara un mese prima, non si concedono gli sgarri, ma poi è troppo esagerato non va bene, ragazzi. Cioè, io vedo veramente persone che non si mangiano mai una busta di patatine, mai una frittura di patatine, pure la pizza deve essere fatta, perché
Ma vabbè, ok, io a casa mia mangio la pasta integrale, a casa mia anche se la pizza la faccio integrale, ok, però se vado in pizzeria non mi piglio una pizza senza olio, senza farina quella, farina solo di riso, senza mozzarella, perché me la voglio fare questa pizza? Cioè, che me la voglio fare? No, ogni tanto secondo me anche mangiare qualche schifezza ti fa sentire libero, ti fa bene, ti come dice mia sorella. Le schifezze danno una botta di metabolismo, ogni tanto ci vogliono, raga, perché veramente anche quelli sono i piaceri della vita. A me, secondo me, un piacere della vita è anche mangiare ogni tanto qualche schifezzina, ogni tanto ci vuole, perché sennò che facciamo? È anche quello un piacere della vita. Quindi, ragazzi, questo è tutto, io mi fermo perché sennò veramente parlerei fino al 2030. Però veramente spero che questo video abbia chiarito un po' la questione, ma soprattutto vi abbia dato, perché quello è il motivo per cui l'ho fatto, vi abbia dato un messaggio positivo verso il cibo, che quello poi è la positività con cui affronto il tutto, la palestra, anche ad esempio giornate pesanti in cui veramente non ho il tempo neanche per cucinarmi, per prepararmi i miei piatti sani, per andare in palestra, pure sono stanca, comunque mi alleno quasi tutti i giorni, eccetera. Però c'ho sempre forte questa motivazione, questa positività, che è quella che poi alla fine mi conduce ad un unico obiettivo, che non è il fisico, non è la gara, non è il costume, non è soltanto stare bene, sentirmi bene e felice, perché tutto questo è un equilibrio: il mangiare sano, la palestra, cucinarmi le mie cose, ogni tanto uno sgarro, ogni tanto l'uscita fuori, tutto questo è un equilibrio che mi fa stare bene, che mi rende felice, mi fa stare in forma, mi fa rende felice, fa stare bene. Non sono perfetta, ma mi accetto e mi voglio bene e cerco sempre di coccolarmi e di volermi bene, sia se ho voglia di una cosa sana, sia se ho voglia di uno sgarro. Io penso che questo è quello che dovete arrivare voi, non al mio modo di assolutamente, ognuno c'è il suo, ma al vostro equilibrio, quello che vi fa stare bene, vi fa sentire felici e in pace con voi stesse e col mondo attorno. Questa è la cosa importante. Quindi spero di avervi trasmesso questo messaggio di positività. Viva il cibo! Vorrei avervi tutti a casa mia, cucinare per voi e mangiare assieme, veramente sarebbe fantastico. Però non c'è una cosa più bella del cibo, ragazze. Io vi mando un bacio grande, viva la vita, viva il cibo! Ciao!